Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi sono qua con un nuovo scopriamo per scoprire insieme a voi Dying Light Bad Blood, finalmente nella versione completa, quella in Early Access, quella disponibile per tutti, finalmente. E piccola precisazione, visto che tanto già so che arriveranno queste domande, il gioco no, però non è disponibile su console, ci arriverà non appena il gioco uscirà dall'Early Access. E vi ricordo che quando ciò avverrà, il gioco non sarà più a pagamento, ma sarà free to play. Questo è il piano di Techland per il momento. Poi, se ci fossero novità, ve le racconterò. Che cosa c'è in questo Early Access? Allora, le modalità sono rimaste le stesse, però ce n'è una sola. Ma la differenza è che adesso si possono fare le lobby private, perché qualora abbiate degli amici con cui giocarci, potrete sviluppare delle partite solamente tra di voi. In più, hanno aggiunto lo shop, la personalizzazione del personaggio e le ricompense. Per cui, io direi di cominciare con le cose che avevamo accumulato durante la beta e vediamo cosa c'è, cioè in che consiste effettivamente. Allora, abbiamo dunque, devo scegliere una delle tre cose. Ma a me piace questa cosa. Penso sia una skin, però. Poi, non è molto chiaro. Penso sia una cosa estetica, sì, puramente estetica. Dunque, l'avatar con la salamandra affamata, anche no. Prendiamo la maschera rossa, che è un po' meno evidente di quell'altra. Ecco, l'altra ti vedono da quando sei a casa tua. E penso quella in metallo sia ancora meglio, perché ti nascondi un po' la vista. Allora, io adesso potrei, allora, customization, posso scegliere un avatar e va bene. Le skin delle armi, ecco, infatti quello che immaginavo. Allora, in questo caso abbiamo la mazza da cricket, sì. Poi, ah no, a parte quella che avevo era meglio, questa qui, ecco. Questa è quella personalizzata, non male. Poi, qua ce ne sono diverse, ah, ce ne sono diverse varianti. Ma io mi piace questa qui appena sbloccata. Ok, poi, per quanto riguarda il personaggio, io ho diverse varianti. Direi di prendere l'atleta. Non ho ancora grandi elementi estetici se non la maschera. E prendiamo. Ma io mi terrei questa qui che è molto bella. Penso sia perché abbiamo fatto la beta, allora ci danno l'opportunità di giocare con quella. Beh, io a sto punto mi andrei a fare una partita, andrei a prendere due schiaffi, come poi sempre succede, e vediamo se magari oggi va diversamente, perché insomma, dopo diversi giorni di beta, finalmente avrò modo di giocarci con regolarità, cercare di diventare quantomeno decente. Credo che per vincere una partita mi ci vorranno un paio di mesi, ma ce la metterò tutta anche oggi. Ok, ci siamo. Allora, a sto giro non voglio avere problemi, voglio fare una cosa rapida e indolore. Le tattiche di base le abbiamo imparate, per cui spero sia il momento per metterle all'opera. Ok, allora, dunque, la falce. Niente, qua ci sarà lo sputacchione. Aia. Cominciamo benissimo, vedo. Cominciamo proprio benissimo. Via, via. C'ha la miseria, sono rimasti due. Te faccio appena. Ah, c'è l'altro tizio però. Lo vedo sulle scale. Qui approfitterà di me adesso tra. Ci tua! Niente, è iniziata malissimo, è iniziata malissimo. Malissimo, malissimo, malissimo. Col tizio che approfitta di me, della mia incapacità di fare a pezzi questi dannati zombie in poco tempo. Vabbè, l'inizio non è stato dei migliori, ma ci rifaremo a breve. Allora, riuscirà il nostro eroe a fare una partita un po' più adeguata? Chi lo sa? Intanto ci armiamo di tutto l'armamentario possibile e immaginabile. Speriamo che non ci sia niente. Oh, ecco, io volevo giusto un'arma di questo tipo. Comunque la Molotov può essere utile. Allora. Ah!
Da che parte sta lo sputacchione? L'ho visto. Vieni, vieni, ciccia. Ok. Poi lo sputacchione. Ce ne sono più di uno. Miseria, porca. La facciamo? Sì. Ok. Il miracolo è avvenuto. Ok. All'inizio è incoraggiante, quantomeno. I rumori che sento da sotto lo sono un po' meno. No, eh. Dunque, là c'è quell'altro, lo eviterei in questo momento. E la falce, la granata. Facciamo la granata, eh? Con molta calma. Oh porca miseria. Ma guardi. Mamma mia. Facciamo così, va. Se ne sto a fa niente. Non gli sto a fa niente. Mi sa che non è il caso ancora. No, famo che me vado a fangiro da un'altra parte ancora. Tipo qua. No, peggio me sento. Oh, ma ce ne sarà uno decente di nido? Un attimo più abbordabile. No, anche quello è un inferno. Qua. Ma porca. Vieni, vieni. Vabbè. Ciao, ci. Alla prossima. Eri di livello 4. Non ho nessun interesse nel fare a botte adesso. Arrivederci. Tanto, spero che non mi stia inseguendo. No. L'abbiamo perso. Allora. Vedo qualcuno. Aia. Mi sa che è un attimo problematico, eh. Decisamente problematico, no, non si può fare. Niente, come se avessi accettato, arrivederci. Dunque, macete, ecco. Oh, così forse. Trovassi un potenziamento? Sento dei passi. E leviamo queste qua. Allora. Io devo trovare un modo per potenziarmi un po'. Sono troppo lento, sono troppo metodico. I giochi vanno giocati in maniera molto più... Oh! Oh! Monta! Dunque... Fammi un attimino che... Fammi far mente locale un attimo.
Mamma mia, niente, non ha funzionato manco la schivata. Oh. Te fermi un attimo. Mamma mia. Non ho fatto niente, non gli ho fatto. Vabbè, diciamo che è problematica sta parte. Dunque, parecchio problematica. Allora, macete. Temo non stia funzionando proprio. Venga, venga. Niente, mi ha dato una pizza che mi ha ribaltato. Manco. Ma arrivederci. No, non si può fare. Ho visto qualcuno. Chi era? Vabbè, arrivederci. Vabbè, ma è in incubo sta parte della mappa. L'inferno di cristallo. Cioè, ve prego. E famo così, oh. Allora, io questo. Sci tua. Non mi riesco manco a spostare. Facciamo che non è il caso. Non riesco a schivare. Non riesco a schivare per quanto io mi sforzi. Per quanto non c'ho niente per curarmi. Se mi dà un'altra bordata mi sfonda malissimo. Vabbè, andiamo a vedere se magari dentro a questa. Vabbè, che tanto sarà iper controllato e io morirò provando a prendere. Per cui evitiamo i cassonetti. Oh, sì, i cassonetti. Il portabagagli di solito è un qualcosa di molto interessante. Ospita medikit e cose varie. Capirai, questa già chiamata elicottero. Io ho il problema che siccome in questi giochi non sono particolarmente abile, tendo ad essere dannatamente lento. E la lentezza in questi giochi non è che sia proprio il massimo della vita. Quindi facciamo così. Ho fatto il potenziamento di ghiaccio, ma poco ci faccio se non trovo qualcosa per curarmi. Niente, sto trovando sempre cose inutili. Questo è già. Chi è? Chi è il tizio? Vabbè, io ci provo tanto. Ma mal che vada, non avremo rimpianti. Mal che vada. Guarda se si ferma. Niente. Vabbè. Ragazzi miei. No, non è possibile. Non è possibile. Avevo fatto tutto. Bastava non ciccare quel contraccolpo. Vabbè, niente. Ma ha fatto un ottimo counter. Mi ha messo un attimino in stordimento. E mi ha fregato. Vabbè, allora proviamo l'ultima. Stavolta già andava. Se fossi stato un po' più rapido nel rifocillarmi, magari sarebbe andato un po' meglio. Purtroppo non è stato questo il caso. Che il dramma è quello che devi essere rapido a potenziarti, rapido a raccogliere le sostanze, rapido ad armarti, fortunato a non beccare nessuno nel frattempo, fortunato a beccare dei nidi che siano in qualche modo funzionali a farti potenziare senza rischiare troppe cose. Insomma, fermo restando che, allora, grandi modifiche rispetto alla beta non ne ho notate.
così magari chiacchieriamo un attimo, intanto che aspettiamo. Per cui, bene o male, è rimasto tutto sommato simile, se non invariato. Poi. Il discorso della stamina per me continua a essere un problema, nel senso sì, è vero, dà un grado di tatticismo molto più elevato, però trovo che il fatto che in mancanza di stamina non sia possibile attaccare in assoluto la trovo una cosa un po' scomoda. Nel senso, prendete ad esempio For Honor, lì, come poi abbiamo detto con diversi di voi nei commenti di vecchi video di Dying Light, sì, puoi anche finire la stamina. Quello ti dà la possibilità di continuare ad attaccare, seppur con una lentezza enorme che ti espone a tutta una serie di cose da parte del nemico. Bene, ma ben venga una cosa simile anche qua. Il fatto che la mancanza di energia ti paralizzi completamente la trovo una cosa molto poco realistica. Per quanto sia un gioco che non è che parliamo di zombie, perché ovviamente non è realistico, però nel senso, cioè trovo che sia troppo punitivo come sistema, mi piacerebbe che fosse possibile attaccare anche da stanchi, seppur magari con grande lentezza. Però giusto per dire, ho il nemico stordito, gli manca tanto così, una persona normale una capocciata gliela dà anche se stanca, ecco. Per cui, insomma, da questo punto di vista spero che venga modificata sta cosa. Per il resto, grandi remore non ne ho, nel senso il gioco è ben bilanciato già da adesso, che è una cosa molto rara. I combattimenti sono abbastanza tattici, perché appunto il fatto che sia importante avere il giusto tempismo di parata, se lo azzecchi veramente perfetto ti dà quel margine di 2-3 secondi per attaccare e fare molto male. Se non lo azzecchi col giusto tempismo ti permette comunque di parare. Insomma, c'è questa sorta di partita a scacchi quando ci sono gli uno contro uno con un nemico. Però resta il fatto che appunto la stamina trovo che precluda un po' più di sfumature che il gioco magari dovrebbe avere. Per il resto, chiaro, parliamo di un Battle Royale. Mi auguro che introducano la notte a breve, perché sarebbe comunque interessante avere delle variazioni magari sul comportamento degli zombie nel momento in cui scatta la notte, come era poi in Dying Light, gioco base. Però credo che saranno tutte cose che arriveranno eventualmente col tempo. Sul breve non me le aspetterei, ecco. Però c'è sicuramente del potenziale, l'ho trovato. Io lo trovo l'unico Battle Royale veramente unico, perché propone qualcosa di diverso rispetto ai canonici Battle Royale, anche perché comunque la quantità di persone è molto più ridotta, per cui sono partite più gestibili sotto tanti versi, ti fanno sentire meno devastato. Però, ripeto, bisognerà vedere un attimino che piega prenderà lo sviluppo. Qui sono quelli brutti, quelli che corrono tanto, quelli che fanno schifo. Vabbè, allora alzo le mani. Oh. Oh, ecco, mo mi sa che ancora di più. Bene. Ok. Ok. Il nido dov'era? Ce lo fanno prendere? No. Adesso sì. Se tutto va bene, perché non lo darei per scontato. Ok. E uno. Poi qua, se non ricordo male, dalla beta c'è un nido ma munito di sputacchione. No, ci sono. Adesso ci sono un sacco di nemici. Vabbè. Uno. Due. Tre. No, lo sputacchione c'è, me lo ricordavo, infatti. E tre. Dove sei, amico? Vabbè, io ci riesco comunque a prenderlo. No! Ah, ecco dov'è il maledetto. Ok. No, ma mi ero parato stavolta. Stavo col dito premuto. Amarissima. Vabbè, niente, non è andata esattamente come speravo. Però insomma, ci ha dato modo di rivederlo, ecco, diciamo così. Comunque, niente, ragazzi, io a questo punto
direi che ci potremmo anche fermare qua, tanto insomma voglio dire, tra i vari video della beta e questo scopriamo, avrete chiaro quale gioco sia questo Bad Blood. Se ci sono domande, dubbi, perplessità, commento e io vi risponderò. Per cui niente ragazzi, a questo punto spero che vi siate divertiti. Fatemi sapere se vorreste vedere altro, magari con una cadenza un po' più umana rispetto a quello che abbiamo fatto ultimamente, un video ogni tanto, ecco, questa era la mia idea. Fatemi sapere e niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.